A voi, cioè i capelli, guardate qua, come se mi sarei dovuto mettere il cappuccio, dovevo mettere gli occhiali a modo di fermaglio. Non me lo metto il cappuccio, se no l'utente Lucilla si impaurisce. Scherzo. Allora, una parentesi prima di tutto, magari non c'entra niente, l'ho detto oggi. Si dice che l'arca dell'alleanza serviva proprio con la potenza che scaturiva dell'electrocus, vabbè, della luce di Dio, dardi a luce, serviva proprio per fare il Mufkiz sul monte Horeb, Monte Cherubini, guarda caso. E Mosè faceva queste operazioni col fuoco, ma piccolo fuoco, col fuoco di questa che scaturiva nell'arca. Vi dico così perché ho letto, mo, i numeri se volete poi ve li scrivo sotto se me ne chiedete. Per fare il propiziatoio dell'arca in oro, solo il coperchio, oggi come oggi, se lo vogliamo rifare, visto che le misure là ce l'ha data, ma poi vabbè, le misure insomma, ce l'ha, vabbè, ci vuole tutto l'oro dell'Inghilterra. Tutto l'oro che gira in Inghilterra, gira tutto, chi ce l'ha, tutto non basta per fare un coperchio. Per fare questo oro, Mufkiz, che poi lo devi fare sempre con l'oro puro, 999. Praticamente se ne deduce che questi punte di gruppi di potere stanno a fare la corsa, ognuno se lo vuole fare, ce l'ha già. Però ci sono i sottogruppi di potere che appena lo cominciano a scoprire se lo vogliono fare pure loro. E quindi qui la corsa a loro è totale di tutti i gruppi per fare quando ce ne vuole. Immagina 10, immagina anche uno, ma immagina 100, 3 gruppi di potere, ognuno si fa l'arca. Se solo per fare il coperchio di una, no, di tre, ci vuole tutto l'oro dell'Inghilterra, immagina per fare 3 arche complete quando oro ci vuole. E più tutto l'oro che devi poi per fare il Mufkiz in polvere. Di cui, ve l'ho detto, ne rimane il 40, se ne va in luce, rimane il 60. Quindi si dice che se lo stanno mettendo tutti i compratori occulti, non si sa chi è che va, o sovranazionali comunque, e i governi, ma sta zitto, non può parlare nessuno. Questo, scusate, non l'ho detto, mi stavo riallacciando ai due video che avevo fatto della polvere d'oro, oggi avevo preso queste nozioni. Vi avevo detto che facevo il video di Ave, lo faccio un'altra volta perché mo sembra parlare di quello, dopo sembra che c'ho il canale che parla solo di sta roba. Tanto il discorso è sempre quello, andiamo a finire sempre lì, però mo mi devo mettere a lei, Ave, quello, l'ho scritto più o meno, ha cambiato pelle. Cambiato pelle, si chiamava Dad, vabbè. Ovviamente da adesso, visto che c'è un po' di movimento, grazie alla Dea nel sito mio. Sottascrivo. Allora, i video che faccio sono rapportati pure ai post che stanno là. A proposito, ieri ho visto un post di uno, c'aveva un avatar là, fucsia con AV, mi sembra là in mezzo, mi ha scritto: guarda, semplicemente grazie, ma lo so perso, non gli ho potuto manco rispondere, non so dove sta. Se vede sto video, dimmi sotto video che sta, se ci sta ancora, se non ci sta ancora, non pensa che l'ho cancellato, non lo so che è successo. Comunque ti ringrazio per questo. Anyway, capito? Loro, quindi tu dici, vabbè, ma ecco, no, io non dico, e qui introduco un discorso soprattutto spirituale, ma di iter di cerca. Questa gente che si fa i film, si fa i film, cioè qua i cercatori, perciò vi dico ci vuole. Sono le mosche, ci sta. Perciò vi dico ci vuole aggrazia, ci vuole conoscenza. Perché la gente si fa i film, mette i paletti e sul paletto ci costruisce, quindi è come i castelli di carta. Esempio, quello che là, la Bibbia, il billino di qua e di là. Considero la Bibbia per quello che è, non un libro sacro che ha la verità assoluta. In più Biglino gli pure dice facciamo finta. Non solo sanno che il libro non è una fonte proprio di tutte le verità, terzo fanno pure finta, però se li senti parlare,
si sono costruiti tutto il film, non il film di quando vi ho detto chiuso il cerchio, i film questi qua spirituali, no, perché Dio è luce, sta sopra, perché? Perché lì la Bibbia, lì, quel passo dice così, ma quel passo non sancisce niente, fosse anche fosse la verità, non si fa così le cerche, cioè o meglio i paletti non si mettono così. No, quello è umano perché là nel passo c'è scritto chiaro che lascia le orme. Ma non ha importanza, là ci può, immagino c'è un verso che dice nell'anno 320 decollarono 4 UFO, poi scesero, uscirono uomini verbi. Non mi interessa, non si mette il paletto in base a quello che sta scritto là. Là non esiste quello, quell'altro, non può essere. Ho visto gente che ha chiuso il cerchio, no, io ripeto, non parlo di questa, di una visione alternativa, di un disegno, parlo proprio di spiritualità. Tu quando senti uno che sa già come stanno, comincia a andartene via. Chi ti dice no, perché quello è così, quello vuol dire così, e qui intanto sempre perfetto. Via. Non funziona così. Non funziona così. Se non hai le prove, non puoi. Poi fanno guai a chi mi tocca quello, a me, le altre. Finisce una religione, cominciano altre. Non c'è, come il simbolo della teosofia, tra cui c'è pure una svastichetta piccola, chiave. Vabbè. Sotto che ci sta scritto, c'è l'Oropus che chiude. Una svastichetta piccola sopra, che non c'entra niente con politica, questo è più roba induco. There is no religion higher than truth. Non c'è nessuna religione più alta della verità. Ma dal momento in cui tu questa verità la fai diventare proprio che quello non è più, e diventa una religione. La verità non è la verità perché è verità. Ve l'ho detto nell'altro video, le verità sono tante, la realtà ne è una. Le verità sono tante e sono vere, ma magari sono l'opposto della realtà, perché le verità le devi mettere tutte insieme per fare la realtà. E magari tante di quelle verità sono proprio in contrapposizione col disegno che esce, quindi tu non puoi fossilizzarti là. E quindi no, quello sta scritto, e quindi no, perché tu devi partire, perché quello non là sta, ma che sta scritto là? Ci può sta scritto qualunque cosa, difatti ci sta scritto pure il contrario di quello che dice Billino. Ve lo disse l'altra volta, Gesù è un assassino, cosa, perché chi non ha una spada se la compri, oh, porca miseria. Allora leggi quell'altro verso, che quello andò a tagliare l'orecchio al soldato romano e disse rimetta a posto la spada, perché allora che cazzo, non funziona così. Torniamo al discorso approccio al divino, non esiste l'entità quello è buono, seguo quello, io sei, che segui, che tu lo sai che ci sta là sopra, sì lo sanno perché hanno studiato e lo sanno, che studi, ci sei andato mai? Allora parla uno che ci andà, no, che studi, deduci, tu ci devi andare, oppure metti il condizionale, potrebbe, devi sempre mettere il condizionale quando si parla di realtà che non si possono provare. Allora, quindi torniamo al discorso approccio al divino, devi avere una connessione, ma non che ti va, che c'ha il telefonino, mo mi connetto qua a Tor, va, perché quello mi piace di più, oppure mi connetto con Yeshua, perché questa è la connessione, no, io mi connetto, che ti connetti, tu ti connetti, che ne sai che è, no, ma io studi, che studi, tu... e poi con lo studio logico, perché allora è così, deve chiudere il cerchio, e si presenta con sto cerchio, convinto. I cerchi non li potete chiudere, perché sennò diventate ridicoli. Chi chiude i cerchi e ci fa pure il convinto,
No, io quando poco tu dici, ma tu allora che chiudi? Io non è chiuso il cerchio nel senso di come stanno le cose. Parlo sempre di spiritualità, di rapporto, di connessione. Io ho chiuso il mio cerchio, perché siamo tutti come sabbia, come in una spiaggia, tutti cosetti di ma anche nel rapporto che hai con la divinità, ma anche con tua moglie, con tuo fratello, che cosa. Io come faccio a entrare e dirti qualcosa, che sia un consiglio, qualunque cosa? Che ne so io che rapporti ci avete, pure se me lo spiego, non posso sapere se 5 minuti prima avete litigato, se quella si è sposata per interesse con te, che cosa, e quindi è tutto un discorso. Come fai? Comunque, torniamo al discorso di prima, chiude il cerchio. Che chiudi? No, perché quello è così, quell'altro è così, quello è scemo, quello è forte, quello è bravo, quello è Dio, quello è il figlio di Dio, quello non è figlio di Dio. Ma che cazzo? Ma tutta sta gente che da una vita sta a cercare di approfondire, che sia alchimia, che sia. Che vi credete? Ma allora ce l'ha. Allora perché non siete venuti prima? Così ci risparmiavate a tutti, a cominciare da Jung, dagli alchimisti, da tutti. Venivate voi e ci dicevate, guarda che è tutto semplice. Un punto di luce, con l'altro Yeshua, con l'altro cosa. Tutti, stanno tutti a posto. Allora, andate al mare. Ah no, dovete stare a convincere gli altri di tutto il cerchio che vi siete chiusi. Peggio ancora. Così inciampate pure le cocce di quelli. La connessione. Non sai, ma non lo devi sapere proprio, perché tanto quando lo sai dopo ti porta fuori strada, come quando vi dicevo tu vuoi trovare la connessione e ti mette a il solve coagula, no aspetta, mo quello, no, il cervello destro, un pezzo di anima, ci riuniamo, quell'altro. Chiaro che quando hai la connessione significa come quando Gesù diceva io, il Padre mio, quello che dice il Padre mio, quello che dico io, perché praticamente lui diceva che sono una parte fisica con una parte spirituale, animica. Dimmi. Emanazione diretta di qualcosa, non gli si dà il nome, perché se no diventi ridicolo, non credibile. Non che non gli sa il nome, però più o meno dai, non si sa cos'è. Nessuno, chiunque ha scritto miliardi da quando è nato, non vale niente. Non che non valga niente, facciamo a capirci, non vale niente per sancire, per certo, come fanno questi. Non puoi fare così, se no diventi non credibile. Allora, uno ha la connessione, ma chi cavolo te ne frega con chi c'hai chi è questa connessione? Non ha importanza sapere chi è la sua storia, se è un'entità, se è un demone, se è il punto di luce, se è Yeshua, se è quel, che vi interessa chi è? Tu devi trovare la connessione e devi vivere con quella in simbiosi. Non puoi essere la coscienza di Dio, tra virgolette, cioè che tu sancisci entità miserabile. Io in primis, umani parlo, non perché miserabile nel senso che siamo una catena. L'altra volta ho letto un post assurdo. E no, ti dicono che non devi fare la tua volontà, ma la volontà del padre, quella che è, perché ti vogliono schiavizzare. Ma allora, vostro figlio di 5 anni che vi dice, papà, io domani prendo lo yacht e vado da solo a fare il giro del mondo, che lo stai a schiavizzare? Se il tuo cane vuole andare, non lo so. Comincia. Che volontà? Di che volontà parlate? Qua la volontà ci ho fatto i discorsi quando Hitler, quella, tutta sta gente, Crowley, già si parlava di volontà. Quella è la volontà. No, la volontà tua che ti scegli, che tu non funziona così. Devi avere la connessione. Non è che vai prima sai dove. No. Tu devi connetterti con qualcosa che sta dall'altra parte, che è insito in te in qualche modo.
Ma quella si chiama, ma chi si chiama? Chi ve lo dice sti cose? Chi ve le dice? Valla a Dio uno che ha la verità in indù, per esempio, induista o uno sciamano degli indiani d'America. Dì un po' chi è Yeshua, vedo un po' se lo sa. No, ma lui lo chiama in un altro modo, ma è sempre il principio. Ma che cazzo è stato a Dio? Lo chiama in un altro modo, ma è sempre quello. Chi è che sancisce l'entità con cui un uomo può riesce a connettersi? Ci sono i livelli, tu non lo puoi saltare. L'uomo al massimo, il più forte del mondo, non parlo di conoscenze, queste cose, parlo proprio di gente normale, il più forte che puoi, c'hai un livello, puoi arrivare a quello, e allora tu puoi, quello è, non è che fai i salti, è quello che sta là che fa, si fa saltare da te. Quando è quello che ti sta proprio, come tu con tuo figlio di 4 anni o con i cani. Che fa? Quello fa come si pare. Manco te lo dice il figlio di 5 anni che si fa a fare il giro del mondo con lo yacht. Esce e ci va. No, intanto deve passare. E più tu lo, è logico che lo vedi, dove cazzo vai? Non passi più in alto. Se mai ci fosse un più in alto. Che poi stiamo a cercare tutti di cercare, perciò ho detto facciamo un dibattito, ma non chi ce l'ha più lungo, scusate il tempo, che si, noi arriva, no, io ve lo dico io, quello, Yeshua è quello, no, qua non funziona così, qua funziona che si discute per cercare di capire, non di capire che sanciamo poi alla fine tutti insieme, qui sicuro diventiamo tutti scemi. Si fa una discussione, poi ognuno continua col proprio percorso arricchito. Tu dici, ma tu vuoi imporre la tua? No, io non voglio imporre niente, però sto a dire una cosa di base solamente. Ci sto dicendo, ma vedi che tu lo metti un paletto, ma una lo, per dire la connessione, questo non ci serve proprio. Connessione. Adesso che succede? Che alla fine, un giorno, faccio un'assurdità, è una delle tante ipotesi, potrebbe pure scoprire che stiamo a parlare della stessa cosa e ci stiamo a massacrare. Perché gli hai dato un nome, un volto, una cosa, l'hai sistemato. Come fai a sistemare qualcosa che potrebbe essere il tutto? Come fai a dargli un nome, un volto, un pezzo di storia? Lo metti pure nel corso della nostra storia. No, era quello, no, era quella. Ma chi cazzo era quello? Quindi non puoi dare un nome, un'entità precisa, addirittura nella storia, che sia fisica o non fisica, fosse anche una cosa aleatoria, come si dice, vabbè, eterica, non puoi individuarlo, sancirlo, circoscriverlo in un punto chiaro, non funziona così. C'è due. Vabbè. Chiudo qua, see you later.